Fretti Radio, sono Chiara Nicoletti dalla 79esima Mostra Internazionale d'Arte e Cinematografia di Venezia. Sono con Valerio Mastandrea, e non Mastrandrea come è stato sottolineato in conferenza, Silvio Orlando, tra i protagonisti, nel cast corale di Siccità di Paolo Virzì, fuori concorso. Benvenuti. Grazie. Buongiorno. Allora, stavo riflettendo un po' sulle parole anche che sentivo in conferenza stampa e più di una volta è uscita la parola speranza. E non so se questa speranza l'avete sentita mentre interpretavate questi personaggi. C'è solo ricerca di redenzione o anche appunto speranza di farcela? No, vabbè, insomma, io sono 2 anni che sto attraversando tutti i regimi carcerari d'Italia, perché è il secondo film di seguito che mi trovo a frequentare un carcere. Diciamo che la speranza in carcere, insomma, diciamo, è l'ultima a morire, però anche spesso anche la prima a venire meno, insomma. E la speranza di questo personaggio è di ritornare in carcere addirittura, perché lui, insomma, viene espulso anche dal carcere, è stato espulso da tutto nella vita e a un certo punto viene espulso anche dal carcere, però si ricorda di una missione che deve compiere, quindi va in giro per Roma a compiere questa missione in nome di Dio, per poi ritornare in carcere dove, insomma, per un incidente è uscito fuori, insomma. Quindi una parabola buffa, tragica, ma anche molto poetica. I personaggi che sono portatori di speranza non sono tutti quelli del film. Gli unici che hanno questa, anche inconsapevolmente, questo obiettivo, diciamo, e anche questo regalo che possono dare agli altri, sono proprio quelli che pensano agli altri. Il mio personaggio, secondo me, è un portatore di speranza anche nella sua stanchezza atavica ormai di vivere. Perché? Perché ha una figlia a cui vuole bene, una moglie a cui ancora vuole bene. Insomma, è legato ancora, è aggrappato ai legami, non in maniera patologica, ma vera, pura. Quindi sono questi personaggi qua, che un po' il mio e un po' quello di Emanuela Fanelli. Sono i personaggi che ci hanno, insomma, se pensi a loro, che c'è anche gente così in un contesto del genere, un po' speri, però sperare è un verbo, insomma, abbastanza contraddittorio, anche perché poi può diventare anche una giustificazione, un alibi per non fare delle scelte, per non osare, che invece è un verbo un po' più interessante per me. In realtà, con quello che abbiamo vissuto tutti noi, mi riusciva difficile spesso cercare di collocarmi in questa nuova dimensione dove c'è ancora c'è ancora un problema, ma dobbiamo proiettarci a tornare a vivere. E c'è un momento in cui il tuo personaggio con la figlia, alla figlia dice: ma tu sei giovane, devi uscire, ti devi divertire. E in quello io ho avuto una resistenza a quello, ho detto: ma come fa? Poi i figli, adesso, tanto per dire una banalità, ti obbligano a essere ottimista, no? Perché per loro vuoi qualcosa di più grande di quello che hai tu, non lo so, poi anche sbagliando a volte, però quindi quella mi sembra proprio una frase tipica proprio di quel tipo di rapporto là. Però, insomma, un problema c'è sempre, ecco. Siccità, sì, viene da un discorso di pandemia, di chiusura, cioè tutte, ma i problemi c'erano pure prima, cioè secondo me questo non è un film attuale, è un film che parla di come siamo arrivati dopo 20 anni di cambiamenti epocali nel mondo in generale, da quelli dei cambiamenti geopolitici a quelli climatici, a quelli anche emotivi delle persone, cioè come abbiamo, ecco, noi facciamo la radio e siamo ripresi, capito? Ecco, infatti, certo. Comunichiamo in un'altra maniera, insomma, di spinte verso questa solitudine raccontata da questo film ce ne abbiamo avute tante, poi la pandemia l'ha sublimata, diciamo.
vi devo lasciare. Va bene. Però hai visto come era dispiaciuta? No, è carità. No, no, ma non si vedeva. Però. Ho dormito 3 ore questa notte, allora adesso vado a fare un po' di ma ero contenta, vado a dormire come lui. Ero contenta di averti perché Valerio ha avuto più fortuna, l'ho incontrato di più. Invece tu, da napoletana, ero felice. Allora vi lascio io, va bene? Vi lascio questo campanilismo. E grazie Silvio Orlando, Valerio Mastandrea. Chi vuoi più bene, a me o Mastandrea? A te, lo puoi dire. Dai. Io mi chiamo Nicoletti, da Venezia 79 per Fred, da Festival Insider. Fred Film Radio, sono Chiara Nicoletti dalla 79esima Mostra Internazionale d'Arte e Cinematografia di Venezia. Sono con Paolo Virzì che presenta Siccità, qui fuori concorso. Benvenuto, bentornato. Grazie, molto allora, contento di essere qui finalmente a presentare un film in una sala cinematografica che speriamo affollata. Stasera sarà la nostra prima esperienza di visione collettiva e questo film è stato pensato e sognato proprio provando a sfidare la sorte, dicendo ci sarà un momento in cui torneremo tutti insieme a guardare una storia sul grande schermo. E quindi insomma oggi per me è un giorno molto di grande gioia, di grande festa. E aggiungerei, visto che ho iniziato così, anche il dialogo con i tuoi attori, di speranza, perché è qualcosa che è fuoriuscita molto sia dalla discussione di ieri sia dal film, cioè quella sensazione che uno... Sì, anche nel raccontare le cose, in questo caso apocalittiche, cioè l'ipotesi imminente di un'estinzione umana sulla Terra, non si può raccontare niente se non si ha speranza nell'umano, e quindi che quello che ha fatto il gesto più scellerato sia perdonato dal cielo con le gocce della pioggia, che quei due ragazzi innamorati possano sapere reciprocamente del loro amore l'uno dell'altro e che quindi arrivi la pioggia, quindi la vita su questa umanità assetata e che rischia di morire di aridità. È sempre stato un racconto corale sin dall'inizio, quando sì, l'avete pensato? È proprio stato innaturale dire parliamo della società. Parliamo non della singola storia, ci si interrogava proprio questo, su che ne sarà di noi, non di me o di lui. Che umanità avete scoperto riflettendoci su, analizzandola, raccontandola, proiettandola verso il futuro? Nuovi ricchi, nuovi poveri, nuovi stupidi, nuovi vanitosi, nuovi mitomani. Si affacciano sul palcoscenico della nuova commedia italiana o umana nuove tipologie di italiano che probabilmente assomiglia sempre di più anche a quello di altri paesi che hanno vissuto esperienze come la nostra, penso la Francia soprattutto. Questa fortemente italiano. C'è questo rituale musicale, questo concerto, questa sinfonia vivaldiana che per l'appunto esegue l'estate delle quattro stagioni e che diventa come una specie di preghiera in cui lo spasimo degli artisti interpella direttamente il sovrannaturale quasi. Io sono laico. E ho un rapporto pieno di dubbi verso l'aldilà e di domande più che di risposte, ma sento che questo è forse un film che c'ha anche dentro uno spirito, un desiderio di fiducia o addirittura di fede. Credo, ne parlavo con Valerio Mastandrea, c'è un momento, una scena in cui il suo personaggio parla con la figlia e le dice, ma tu sei giovane, hai 16 anni, devi uscire, innamorare, devi esatto. Vivere. E questa cosa, non so perché, in me ha fatto un po' di resistenza, perché mi sentivo come ci sentiamo adesso in quella specie di limbo dove ne stiamo uscendo ma non ne siamo usciti, ma c'è necessità comunque di tornare a fare tutto quello che dovremmo fare. E questo momento l'ha sintetizzato molto bene, quella necessità di andare fuori e andare oltre, nonostante ci siano delle cose che comunque ci bloccano. Ma poi sono nascoste nelle pieghe della trama
tante piccole risposte a delle domande che ci siamo fatti, cioè che ne è di lui, che ne è di lei, che ne è che sono legati ad altri destini e che non sono ciascuno un destino solitario. Quello che abbiamo forse appreso sulla nostra pelle in questi 2 anni tremendi che abbiamo attraversato è che siamo tutti collegati e che non le ricette facilone dei sovranismi, dei confini svaniscono rispetto al grande tema che abitiamo tutti lo stesso pianeta e che le grandi emergenze non è che riguardano l'Ungheria o la Spagna, ma riguardano gli abitanti, la specie umana, se le calotte polari si sciolgono come gli scienziati ci assicurano entro breve, i mari si innalzeranno, ci sarà metà del pianeta che morirà annegato mentre l'altra metà morirà di sete. Ecco, di fronte a questa cosa, com'è ridicolo guardare lo spettacolo, per esempio, della politica, perché senti che stanno parlando d'altro, che stanno facendo una recita rispetto ai temi della sopravvivenza della specie. Cosa ti aspetti da stasera? Intanto finalmente mi godrò una proiezione di questo film in una sala con tanta gente, spero ce ne sia tantissima, perché vedete, il mio mestiere ha delle parti insomma di grande fatica, ha parti di grande godimento, ma è nutrito sempre dal feedback, dalla risposta dello spettatore, che inizia in genere molto prima che il film esca, perché nelle proiezioni che si fanno, le tecniche, il mix, io faccio sempre, lo fanno anche tutti i miei colleghi, affolliamo queste sale di spettatori, di test, insomma, con cui misuriamo. Questa volta non è stato possibile, ho lavorato in delle sale dove non potevano entrare più di 3 persone, quindi è per me una cosa prodigiosa questa cosa di poter finalmente stasera sederci tutti insieme davanti allo schermo. E speriamo poi, dopo quello... E che poi il 29 settembre, quando il film sarà nelle sale, mi assicurano, e ci credo perché ho visto l'entusiasmo con cui stanno combattendo questa battaglia, questa sfida, che sarà una distribuzione importante, di grandissima penetrazione, ci aspettiamo appunto di ripopolare quelle sale che in questi 2 anni sono rimaste vuote o semi vuote e molte hanno chiuso. E quindi in bocca al lupo a Paolo Virzì, a Siccità e a tutti noi. Al cinema. Esattamente. E io sono Chiara Nicoletti dalla 79esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia per Fred, da Festival Insider.